Passamano è nato prima come idea di creare un negozio dell'usato, ma del regalo, cioè dove il denaro fosse nemmeno in secondo piano, ma in ultimo piano. Anche sull'idea dei negozi Kostnix che ci sono in Austria. Allora, ho avuto la fortuna di avere questo negozio che era vuoto da 2 anni perché l'avevamo ereditato dai miei genitori, ma non si affittava né si vendeva, quindi ho detto vabbè, mettiamolo a disposizione. Da subito si è riempito completamente di oggetti. Infatti, il problema è che abbiamo sempre un surplus di oggetti rispetto a quelli che poi vengono presi dalle persone, no? La notizia bomba era apre il primo negozio dove il denaro non si usa, ecco. In realtà il denaro poi un pochino si usa perché è chiaro che noi abbiamo qui, anche se non si paga l'affitto, abbiamo le spese condominiali, la corrente, il telefono, quindi è chiaro che l'offerta è gradita. Però siccome questo è un negozio che è basato non sullo scambio io ti do questo, tu mi dai quello, ma è basato sulla condivisione. Ci sono molte persone che chiaramente prendono degli oggetti molto belli, molto funzionanti. E quindi lasciano anche un'offerta, però non è relativa esattamente all'oggetto che hanno preso, ma è perché si rendono conto che questa è un'iniziativa da sostenere. Addirittura ci sono persone che portano oggetti e lasciano anche l'offerta. Lo scopo sarebbe portare le cose che non ti servono più, che possono essere prese da persone a cui queste cose servono. Fondamentalmente questo è un luogo di condivisione, di scambio di relazioni, di scambio di saperi, di scambio anche di servizi, di competenze, perché qui è diventato veramente un posto dove si incontrano tante persone virtuose, tante persone decrescenti e comunque tanti cittadini comuni, casalinghe. L'obiettivo è ridare dignità agli oggetti che non vengono più usati, per ridurre gli sprechi, per ridurre la produzione, per ridurre anche il lavoro delle persone. Tutto questo poi produce anche condivisione, cultura, socialità, aiuto reciproco, nuove conoscenze. Già da piccolo, quando ero con mio papà, avevamo la cantina dove si riparavano cose, dove si tagliavano dei pezzi per farne degli altri. Quando ho avuto la casa più grande c'è stata l'esigenza di costruirsi anche dei mobili. Perché no? Perché comprarli? È una casa del 700 e quindi si confà anche al fatto di disporre oggetti strani, oggetti grandi, anche per metà inutili o anche oggetti che hanno solamente uno scopo decorativo come televisori degli anni 50 o radio vecchie o bilance enormi. Questa casa di 150 metri, cioè, è la mia gioia ogni giorno perché è come un piccolo museo, un piccolo atelier d'arte che è diventata un luogo, un laboratorio, un piccolo laboratorio artistico di riciclaggio. Chi prende un mobile dismesso da buttare, lo carteggia, lo rivernice, lo rende un oggetto fruibile o addirittura un oggetto d'arte, in realtà ha lavorato più su se stesso, alla propria riabilitazione, ancora di più che sul mobile sul quale ha lavorato, no? Ci sono stati dei periodi in cui mi sono sentito abbastanza solo, cioè come se gli altri mi vedessero un po' pazzo, no? Però fortunatamente, dai è oggi e dai è domani, insomma, in un ventennio si creano e si ricreano un'infinità di nuove buone relazioni. Per cui, per fare un esempio, qui arrivano anche donne anziane che ci portano la torta, che condividono questa esperienza, pur non avendo magari alla base nessuna consapevolezza sui problemi che ci stanno attanagliando, problemi del sud del mondo, problemi economici, problemi finanziari. Una cosa bella che rappresenta sicuramente la ricchezza di questa esperienza è vedere che può
puoi condividere questi valori che dentro di noi sono incarnati da 10 o da 20 anni, la decrescita, l'idea di fondo, tutti i valori che ci contraddistinguono, si riescono a trasmettere, a comunicare alla gente comune. Questo è un tesoro enorme di un'esperienza come Passamano. Incontra e conosce qualcuno che agisce senza aspettare.